pubblicati i nuovi dati Istat sul lavoro nel nostro paese e arrivano anche le prime buone notizie. Secondo le stime, infatti, nel mese di settembre gli occupati sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente, un incremento cioè di 82.000 unità, il miglior dato da inizio 2013. In Italia quindi oggi gli occupati sono aumentati diventando 22.457.000, ma a crescere c'è anche il tasso di disoccupazione che arriva al 12,6%. Questi dati apparentemente in contraddizione possono essere spiegati facilmente se si guarda al numero di inattivi, cioè tutte quelle persone comprese fra i 15 e i 64 anni che non hanno lavoro e non lo cercano. Oggi questo tasso è diminuito dello 0,9% rispetto al mese precedente. Ciò ha prodotto un aumento del tasso di occupazione con circa 100.000 persone in più che sono andate a lavorare e ha contribuito ad aumentare anche il tasso di disoccupazione dello 0,1%, composto da chi ha cominciato a cercare lavoro che prima non cercava. Anche questo un segnale di speranza, secondo il ministro Poletti, da leggere in maniera positiva. Gli 82.000 occupati in più sono la risposta che critica l'urgenza del governo, perché la rapidità in realtà è il carburante della fiducia di cui ha bisogno questo paese per ripartire. È molto semplice, i cittadini italiani che hanno perso l'occupazione o che ne cercano una di nuova, la prima occupazione, molti giovani, sono alla ricerca di un posto di lavoro. Le imprese chiedono regole certe per assumere. E quello che deve fare lo Stato italiano, quello che stiamo facendo, è mettere delle condizioni, creare delle condizioni perché l'occupazione ci possa essere, perché la ripresa possa essere agganciata. Perciò abbiamo fretta per il Paese.